Hai presente quello studio secondo il quale staremo utilizzando solo il 10% del nostro cervello? Bene, è venuto il momento di utilizzarlo! Perché devi riuscire a guardare queste immagini e sentire la mia voce che parlerò d'altro? Bene, adesso immagina di essere riconosciuto come una delle 100 persone più influenti al mondo! Immagina anche che qualsiasi cosa tu disegni... Che schifo! Possa essere venduto a 20 milioni di euro! Immagina anche di avere il dono dell'invisibilità, cioè ovunque tu vai nessuno ti riconosce! Praticamente un supereroe, ma multimilionario! E io che ti conosco, con buone probabilità, adesso staresti girando per la tua città con la Lamborghini, vestiti di alta moda, ristoranti super stellati, donne e uomini e che più ne ha più ne metta a volontà! Ecco, ora non vorrei rovinarti tutto il cinema che ti sei fatto in testa perché non sei tu quella persona. Ma quella persona esiste veramente e ha fatto questo video. Si chiama Banksy e, consapevole di essere una delle persone più influenti e uno degli artisti più ricchi al mondo, se ne va in giro a vandalizzare e a distruggere con un martello un'intera cittadina. Ma perché lo fa? Chi glielo fa fare? Ma goditi la vita! Forse queste sue parole ci aiutano a capire. Alcune persone diventano poliziotti per far diventare il mondo un posto migliore. Altre persone diventano vandali per far diventare il mondo un posto migliore da vedere. Bella da Banks, Bronx, Brin, Boons, Branksy, Bonksy, Bing, Banksy, Broski. Bella da Broski.